so cosa state pensando. Ancora un altro brano di Timoria? Sì, perché ho deciso di fare un'operazione, diciamo, nostalgia sui brani che suonavo quando avevo 15-16 anni, quando ho iniziato a approcciarmi con la chitarra elettrica, perché magari potrebbe servire anche a voi per appassionarvi a questo bellissimo strumento. Il primo brano che ho iniziato a suonare, uno dei primi brani naturalmente che ho iniziato a suonare, era Senza Vento, che ho trattato già sul canale. L'altro brano, Sangue Impazzito, e me ne mancava uno dei Timoria ed ero lì che volevo proprio portarvelo, e adesso lo andiamo a vedere. Sole Spento. Dove si colloca Sole Spento all'interno del panorama musicale italiano? Stiamo parlando dei Timoria che, dopo il grandissimo successo di Viaggio Senza Vento, cercano in tutti i modi di creare un altro grandissimo successo. Ci riescono a metà con Speedball 2020, Speedball 2020, che era l'anno scorso, che non è stato un bellissimo anno, però comunque ci riescono a metà con questo Speedball 2020 e poi ci riprovano con Eta Beta. L'album non va benissimo e ormai i malumori tra Pedrini e Renga rendono impossibile la convivenza. Renga si distanzia dai Timoria e diventa un cantante solista, infatti andrà poi a Sanremo e farà tutta la sua grandissima carriera come cantante melodico italiano. I Timoria prendono un altro chitarrista e un percussionista e, soprattutto, con la grande forza di Omar Pedrini e anche la sua grande e ingombrante personalità, continuano il loro percorso con i Timoria e fanno uscire un nuovo album che è abbastanza deludente, che è 1999, ma poi escono con Il Topo Grand Hotel nel 2001. All'interno di questo bellissimo album, con parti rock psichedeliche, metal pesanti, hard rock, è veramente un album fenomenale, esce anche questa ballata che è Sole Spento, che è il pezzo che andiamo a vedere oggi. Prima di iniziare il tutorial però vi chiedo di mettere un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, e adesso andiamo a vedere come suonare questo pezzo. Partiamo dal riff. Il riff di questo brano è formato da soli due accordi e non è nient'altro che praticamente un arpeggio di questi due accordi. Stiamo parlando dell'accordo di Mi minore e dell'accordo di La maggiore, fatti rispettivamente con questa forma qua e così. Quindi in realtà fatti con pochissime note. Queste sono le posizioni che andiamo a prendere. Possiamo prenderlo anche con due dita, tanto sono tre corde. Lo facciamo così e così. Come andiamo a farlo, riff? Facciamo questo. 1, 2, 3. E poi andiamo a prendere un bicordo, cioè due corde, e facciamo. Lo rifaccio. Se vedete, io alzo il dito sulla seconda corda per andare a stoppare la nota Sol che smette di suonare, quindi faccio questo. Così. Ancora. In questa maniera qua. La stessa cosa la vado a fare quando vado a fare l'accordo di La maggiore. Fatto così. Va a prendere un La maggiore, poi diventa un La sus. In questa maniera qua. Così, esattamente così. Da dove vengono questi due accordi? Questo è il Mi minore, naturalmente in forma di La minore, perché La, Si, Do, Re, Mi minore. Questo qua invece è un La maggiore molto stringato, diciamo, molto molto piccolo, fatto in forma di Mi, cioè Mi, Fa, Sol, La. Al posto di prendere la fondamentale qui, la prendiamo come corda a vuoto, che è più comodo. Corda a vuoto, poi abbiamo tutta la parte alta e prendiamo solo queste due corde qua, quindi.
Questo riff, che è anche la parte che mi ha fatto innamorare della canzone, lo troviamo in quasi tutto il pezzo. Ce l'abbiamo nell'introduzione, ce l'abbiamo nella prima parte della strofa, ce l'abbiamo anche dopo il ritornello, quindi lo troviamo molto spesso. Ma non è l'unica parte della strofa che viene suonata, abbiamo anche un giro con tre accordi, do, re, mi. Proprio quei tre accordi lì, che in realtà sarebbero do maggiore, re. Ipotizzo maggiore perché non abbiamo il fa diesis, però dovrebbe essere un re maggiore all'interno della tonalità, quindi do, re maggiore e mi, ipotizzo sempre mi minore perché non abbiamo il sol, quindi do maggiore, re maggiore, mi minore fatti a power chord. Power chord vuol dire andiamo a prendere indice, anulare e mignolo, ci posizioniamo rispettivamente sulla quinta corda, sulla quarta corda e sulla terza corda e teniamo questa forma. Questa forma qua la trasportiamo, cioè andiamo a spostarci sui tre tasti. Terzo tasto per fare do. Quinto tasto per fare il re e settimo tasto per andare a fare il mi. Questi accordi qui non vengono suonati solo questi accordi, ma viene lasciato libero di risuonare le due corde di mi cantino e di si cantino. In questa maniera qua. Se avete visto il mio tutorial su Broken, Elisa utilizza sempre la stessa tecnica, una tecnica abbastanza comune sulla chitarra elettrica in generale, sulla chitarra, per far risuonare delle tensioni o comunque delle estensioni dell'accordo per renderlo più magico, diciamo, utilizzare le corde a vuoto associate a questo tipo di accordo e poi spostandosi. È molto facile da suonare e ha soprattutto un gran bell'effetto. Andiamo a vedere che accordi si creano. Qui si crea un accordo di Do major 7. Questo è un re sus sesta nona, un sus perché non abbiamo il fa diesis, quindi è un sus, non possiamo dire se è maggiore o minore, anche se per la tonalità siamo in mi minore, dovrebbe essere un re maggiore. E poi abbiamo questo mi 5, cioè un mi formato solo dalle note mi si mi si mi si, quindi non abbiamo nient'altro, molto molto stabile. L'arpeggio che andiamo a fare è questo. Poi ci spostiamo a re, power chord, e andiamo a fare questo. Rifaccio. Quindi risaliamo. Ci spostiamo a mi, non partiamo dal basso, ma partiamo facendo un piccolo slide. Okay, facendo questo e di nuovo arpeggio che sale e di nuovo a do, di nuovo a mi e la prima volta va a do e fa l'arpeggio così. Ho detto la prima volta, certo, perché? Perché la seconda volta fa una cosa diversa. Solo in quel punto lì, cioè, allora abbiamo tutto il nostro giro, facciamo do, re, mi, do, mi. Qui parte sempre da do, ma attacchiamo il distorto, io adesso attacco il rat, attacchiamo il distorto e facciamo do e re. Attenzione che lo sto facendo in palmuting, quindi mi appoggio con il palmo qua sopra e vado a fare 4 ottavi in do e 4 ottavi in re. Passiamo
passiamo al chorus. Nel chorus siamo in distorto, quindi io ho attaccato il mio RAT. Voi potete utilizzare una qualunque distorsione, anche il canale distorto dell'ampli, va benissimo. L'importante è che potete andare a schiacciarlo, a cambiare canale, non dovete andare per forza a schiacciarlo sull'ampli, quindi va bene una qualunque distorsione. Siamo in distorto e il giro sono tutti power chord. Il giro è questo, abbiamo Mi, power chord, lo facciamo sempre, facciamo tutto sempre in questa forma, poi Si, power chord, Do, La. E poi la prima volta che facciamo il chorus andiamo a fare Do, Re e Re diesis. Adesso andiamo a vedere la ritmica. Abbiamo due quarti di Mi, quindi 1, 2. Ci spostiamo, andiamo a fare Si e lo facciamo con un posticipo, quindi facciamo un taratta, cioè un taratta, ok? Quindi un pa pa pa, con le pennate, un pa pa pa. Ci spostiamo di nuovo a Do, sempre due quarti, e stessa cosa in La, un pa pa pa. Vi faccio sentire questa parte qua fatta a tempo. E poi qui andiamo e facciamo Do, quattro quarti di Do, Re, Re diesis. E poi naturalmente qua ricomincio e va a Mi. Quindi 1, 2, 3, 4, 1. Quando rifacciamo il chorus, invece, il finale è leggermente diverso. Rifacciamo di nuovo il chorus e vi spiego il finale. Abbiamo sempre il nostro Mi, Si, Do, La. Poi facciamo questo. Ci posizioniamo a fare un Do maggiore, un Do sempre power chord. L'accordo sottinteso è maggiore, ma facciamo un Do sempre power chord. E andiamo a posizionare anche il medio. Stavolta andiamo a posizionare il medio sulla quarta corda al quarto tasto, quindi 4-4, quarta corda al quarto tasto. Lo posizioniamo qui. Perché? Perché dobbiamo andare a fare un tritono, cioè una dissonanza. Andremo a fare Do, togliamo l'anulare e andiamo a fare questa dissonanza, Do fa diesis Do, che in realtà sottointenderebbe il tritono di Re settima. Immagino che sottointenda il tritono di Re settima, perché poi ci serve per andare a Mi minore. Quindi abbiamo questo, sempre in palmuting. La prima volta sono 4 e 4, la seconda 3 e 5, così. Ripete due volte. E poi qui andiamo alla parte dell'intro, dove ci sono anche altre chitarre. Naturalmente non c'è una chitarra. Una delle chitarre, ad esempio, fa gli accordoni, cioè fa i power chord lunghi. Mi e La. Ok, fa questo. Un'altra delle chitarre invece fa il pezzettino iniziale del riff. Mentre sotto abbiamo sempre la nostra chitarra che abbiamo visto all'inizio.
siamo arrivati alla fine del tutorial. Io vi metto qua sopra gli altri due brani che ho fatto dei Timoria, che sono Senza Vento e Sangue Impazzito. Andate a guardarli perché sono molto belli e molto interessanti. Se vi è piaciuto questo, anche gli altri sicuramente vi faranno innamorare se non li conoscete già. E vi chiedo sempre, se non l'avete fatto, di mettere un mi piace e iscrivervi al canale. E ci vediamo alla prossima!